opportunità, quella di oggi, nell'incontro con il sindaco di Nova Gorizia, Matei Arcion, al quale ho assicurato che la mia amministrazione comunale, dopo l'11 giugno, se i cittadini mi eleggeranno, proseguirà nel solco tracciato dal sindaco Romoli. Intendiamo entrambi perciò approfittare di questo eccezionale strumento del GECT per far sì che anche altri ambiti vengano utilizzati, in primis quello della cultura, ma anche quello del turismo. Grandissima opportunità è quella della Zese, che è questa sorta di zona franca speciale, capace di attrarre capitali stranieri, perciò grandi opportunità di lavoro e grandi opportunità per tutto il territorio, ma ancora la candidatura di Gorizia, Nova Gorizia, come capitali della cultura del 2025, anche da questa potremo trarre del giovamento. Ha apprezzato e condiviso anche gli sforzi che faremo, meglio ancora se insieme, per realizzare una università europea partecipata dall'Università di Udine, di Trieste, di Nova Gorizia, di Lubiana e di Vienna a Gorizia. È un percorso comunque tracciato, naturalmente è un dialogo che proseguirà.